cominciando a partire questo tormentone tra i miei amici che dicevano: no, ma hai sentito il padre di Roberto come parla? Ho detto: ma il signor Tony, non sì, però non ci ho mai fatto caso, boh, prova a chiamarlo. Allora, l'ho chiamato al telefono, cioè, pronto sono Jacopo, c'è Roberto? Aspetta un secondo. Ah, Roberto, vieni che c'è Jacopo al telefono. È vero, dicevo Roberto in continuazione. E mi ricordo che avevo fatto un concorso per cabarettisti emergenti. Arrivai in finale e Roberto mi portò signor Tonino. Insomma, arriva signor Tonino e mi fa: ascolta, ma mi hanno detto che mi devi prendere in giro. E gli ho detto: no, signor Tonino, non è che la devo prendere in giro, devo solo imitare un po' la voce, ecco, così. Ma perché cosa c'è la mia voce che non fa? E devo dire che tutta la famiglia di Roberto era molto contenta, a parte signor Tonino. Sono ancora il figlio di Bruno, perché dopo 20 anni che sono a Cagliari ancora mi chiamano Bruno. E io rispondo: magari ero Bruno che avevo vinto un mondiale e uno scudetto. Però niente, ringraziando Dio ho avuto due genitori che mi hanno insegnato a stare al mondo, e quello penso sia una cosa importante, ma non come calciatore, proprio come uomo. Sono valori importanti, che è quello poi che cercherò di dare ai miei figli. Io penso sempre una cosa, che alla fine il calciatore finisce, no? Ma l'uomo rimane, evidentemente lui è stato un grande uomo. Sono legatissimo alla mia terra perché nella mia terra ci abita la mia gente. Ci sono i stadi che si perdono, non ci sono solamente i stadi che vincono. E noi li lasciamo partire, e questi sono figli di qualcuno. Sono fratelli di qualcuno. Non sono... E c'è una madre che non li vede tornare. Sono cose serie, non sono cose che possiamo prendere alla leggera pensando: vabbè, tanto cosa cambia, uno va a lavorare qua piuttosto che là. Non è così. Io quando esce mio figlio e non lo vedo tornare mi preoccupo. Immagina uno che vede il figlio partire e non lo vede tornare. Aver fatto 2,3 anni di capitano è stata una cosa per me fantastica. E qualche foto con la faccia capitano ce l'ho. Allora, almeno posso raccontare ai bambini che i miei figli che non mi hanno visto giocare a Cagliari e non hanno in mente, infatti vedo con dispiace, mi sa che avrei tenuto più duro giusto perché loro mi vedessero giocare, per raccontare, però non hanno in mente la mia figura come calciatore. Infatti ogni tanto mi tocca fargli vedere qualche video giusto per dirle che papà qualche cosettina l'ha fatto.